Non potevamo mancare di intervistare anche l'amico Giacomo con i suoi pesci. E allora Giacomo, com'è? La vendita ancora scarsa? È ancora scarsa, forse ancora un po' presto. La prima cosa, vorrei dare gli auguri di buon Natale a tutti i foriani e mi auguro che questi amministratori si mettano d'accordo, questi politici, per vedere di risolvere qualche problema per il forio. Sì, parliamo di Natale. Il Natale non ci possiamo lamentare, a prima mattina un po' presto, ma mi auguro, spero e mi auguro che finiamo tutto, perché non c'è molta roba, molto più poca roba degli anni precedenti. I prezzi sono modici, normali, prezzi giornalieri, perché un po' di... Quindi senti, più o meno il prezzo è identico a quello dell'anno scorso o c'è ancora aumento di, come valore di qualità di pesce? No, le qualità sono qualità di prima, ma no, aumento di prezzo, qualcosa in meno, non in più dell'anno scorso, perché c'è un po' di crisi. Possono comprare. Per far comprare abbiamo ribassato un po' di prezzo. Si è comprato un po' di meno, perché anche ai mercati generali si compra un po' di meno e noi vendiamo un po' di meno. Bene, tanti auguri e buona vendita e buon Natale principalmente. Grazie. A te e anche a tuo fratello Salvatore. Grazie. E l'ultima, ecco, sembra una piccola bancarella di frutta di mare. Tutti i frutti di mare. Tutti i frutti? Sì. Sono che cosa sono? Gamberoni, calamari, fasolare, sono vongolette e cozze. Quindi questo, naturalmente, sono da cucinarsi con la pasta. Spaghetto, fare uno spaghetto stasera e... I prezzi sono buoni? Sì, sì, buonissimi. Vogliamo accennare qualche cosa? Le cozze 5.000 lire, le vongole a 15, le fasolare a 15, quelle gamberetti là a 25 e i calamari a 15. Quindi più o meno sono i prezzi dell'anno scorso, non c'è aumento, c'è stato aumento? Solo a Napoli sì, ma non qua. Qui vendete ancora a un prezzo buono, un prezzo da vendere, insomma. Comunque tanti auguri, buon Natale e buona vendita. E vogliamo chiedere a Tonino. Tonino è un, diciamo, un conoscitore di questa piazza, perché lui vive con la sua agenzia in questa piazza. Come ti è sembrata questa prima mattina della vigilia di Natale? È una reminiscenza proprio che ci fa tornare indietro di 20, 30, forse 50 anni. Avevo 2 o 3 anni quando già calcavo queste strade prima che sgambettassi per poi essere un atleta, e mi ricordo che mia madre mi svegliava o ci svegliava tutti per vedere e seguire questa funzione. È una delle più belle che esiste in questo giorno, che di pace e di serenità. Quindi diciamo stamattina c'è stata un'affluenza enorme, noi venimo anche l'anno scorso qui a vedere questa funzione, però la gente di allora non era quella di stamattina, stamattina la piazza era stracolma proprio di furiani. Sì, è vero, io mancavo da 7-8 anni, però stamattina ho visto una moltitudine di gente che veramente mi ha sorpreso, quindi questa festa, diciamo così, questa... funzione, come la vogliamo chiamare, deve essere praticamente vista anche sotto un altro aspetto, non sul fatto che è una festa che praticamente per i bambini, io ho visto più che altro, come ai nostri tempi, più bambini interessati a vedere questa funzione. Bene, Antonio, io ti ringrazio moltissimo, auguri anche a te Antonio, auguri, buon Natale. Quindi Vito Gio in piazza stamattina, abituato lui nella sua zona di Monterone, che si sposta pochissimo, stamattina è venuto anche lui ad assistere a questa funzione, che ormai si è arrivato in ritardo, ma comunque si è venuto per vedere un po' i pesci, no? Eh sì, sono venuto per vedere i pesci che ci stanno qui, ho visto quelli là a Monterone, ora vediamo quelli là che stanno qui in piazza. Senti, ma tu tra i pesci qual è che preferisci stasera? Che cosa mangi? Ma fra tutti i pesci io tradizionalmente scelgo sempre la murena il giorno della vigilia di Capodanno.
A parte qualche un po' di qualche polipo così, qualche crostaceo, ma comunque la murena è tradizionale, che la devo, quella che vale di più, il giorno della vigilia. Bene, Vito, io ti faccio tanti auguri, buon Natale. Io ti ringrazio, ci vediamo a Monterone. Ciao, vabbè, a tua moglie. Quindi approfittiamo della vigilia di Natale, ci troviamo infatti ancora qui, siamo sempre noi di Telestella, e vogliamo chiedere a Gigino Parascandolo, non gli diamo il titolo di assessore al comune, come vanno le cose a Natale qui a Forio? Le cose a Natale purtroppo per quest'anno non è che vadano molto bene, per diversi motivi. Il primo motivo è investe un poco, il primo motivo è perché in campo nazionale c'è un clima, diciamo, di recessione, e per i famosi problemi che si sono verificati. Tangentopoli è venuta sino a Forio Ischia e ne sentiamo anche i riflessi. La gente non è presente così come lo era negli altri anni, perché le economie sono scarse e quindi nessuno si può permettere più quello che si poteva permettere un tempo. Speriamo in tempi migliori, speriamo in tempi migliori anche per il comune di Forio, che in questo momento si trova in uno stato particolare di disagio. Speriamo che il nuovo anno possa portare finalmente la pace a Forio, la pace politica, la pace per tutti, in modo che Forio possa con il prossimo anno cominciare a ricostruire quella che è la nostra identità. E voglio sottolineare che noi foriani abbiamo avuto da sempre delle difficoltà per incontrarci, perché siamo delle individualità molto spiccate, intelligenze che se unite insieme possono veramente fare grande questo paese e produrre quello che il nostro paese può produrre al massimo. Buon Natale a tutti i foriani, a tutti i foriani e tutta la gente, e che in seno alla famiglia ritrovano se stessi e la pace. Io credo che Gigino Parascandolo, da quando è entrato in politica a Forio, è stata una scelta fatta molto bene per Gigino, perché ha saputo dare il suo contributo e ancora oggi è un vero, diciamo, un vero foriano che si interessa di Forio e lo fa spontaneamente, di cuore, e quindi noi crediamo ancora nei foriani che possono dare una dimostrazione di affetto a questo nostro concittadino che ha sempre fatto qualche cosa per Forio nell'interesse di Forio. Gigino, io ti auguro tante cose, un buon Natale a te e alla famiglia. Io ringrazio altrettanto a te, ti rendo grazie per quello che hai voluto dire per me. Io nel breve periodo di amministratore ho cercato di fare qualche cosa per Forio. Naturalmente le mie possibilità sono limitate, io non sono stato mai un politico e non ho fatto mai politica. La mia è una politica del buon senso e del rapporto con la gente, e quindi per poter avvicinare le persone e eliminare quelli che sono i contrasti, che poi sono quelli che arrecano i danni maggiori. Certo, pensiamo ora al Natale. Gigino, tanti auguri per il futuro a te e tutta la famiglia. Grazie. Ciao. Grazie.